tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda l'abbigliamento. Ho preso un bel po' di cosucce per quanto riguarda l'abbigliamento e tutto, e quindi volevo farveli vedere. Ho tagliato di nuovo i capelli, non so se si nota il taglio abbastanza corto perché sono sfibrati col fatto della circolazione del sangue che non funziona bene automaticamente, ne risente tantissimo, tantissimo il capello e quindi ho dovuto per forza tagliare i capelli. Questo è il taglio che ho fatto, spero ovviamente che vi piaccia. Scrivetemi un commentino qua sotto e ditemi cosa ne pensate. Allora, vi faccio vedere cosa ho acquistato. Allora, queste buste, vi faccio vedere. Ho fatto acquisti da H&M. Che sono queste bustine qua, anzi farò la foto dell'anteprima così. Cosa ho acquistato? Vi faccio vedere cosa ho preso da H&M. Allora, in uno il cartellino l'ho tolto perché l'ho indossato. Ho visto in un video, di una ragazza, però non mi ricordo chi, che aveva acquistato questi pantaloni tipo in ecopelle da H&M. Sinceramente mi sono messa curiosità e sono andata a vederli e ovviamente essendo che mi sono piaciuti li ho voluti prendere. All'inizio ho preso una misura abbastanza grande perché in base alla, come si dice, in base alla corporatura la commessa mi aveva dato una misura, una taglia per quanto riguarda i pantaloni e se non mi sbaglio mi ha dato una 44 o una 46. I pantaloni mi stavano grandissimi e quindi l'ho dovuti. Meno male che sono andata al camerino per provarli perché sinceramente non mi stavano bene, stavano troppo grandi. E ho preso la 40 e devo dire purtroppo che anche questi mi stanno grandi, però siccome sono abbastanza elasticizzati perché li dovete tirare su, perché essendo che io l'ho indossati, questa misura un pochettino mi cede, quindi li dovevo ogni 5 secondi alzare. Infatti, questi ormai ho tolto le etichette e quindi li indosserò, cioè li lascerò qui, li lascerò, diciamo, perché ormai li ho indossati. Invece, gli altri che vi faccio vedere perché ne ho presi due, sono insicura nel cambiarli, sinceramente. Il pantalone in questione è questo: è un pantalone normalissimo, elasticizzato. Devo dire che non è proprio largo largo. Sinceramente mi sembrava stretto all'inizio, invece no, assolutamente. Infatti io vi consiglio sempre una misura in meno di quella che voi prendete. Comunque è abbastanza lungo fino ad arrivare al taglio vivo che c'è nella fine della gamba. E io l'ho messo con uno scarponcino sempre di questo colore. Leggermente più scuro e una camicia nera bottonata fino al collo ed era bellissimo, sinceramente mi è piaciuto tanto. Non c'è né cinture né niente, cerniere né niente, è soltanto con l'elastico, però devo dire che sta bene. Se la foto è venuta bene, ve la metto, se no niente. E questo è il primo. Che vi faccio vedere è di questo colore e infatti avevo preso sempre la 40 ed è costato anche questo 19,99, quindi 20 euro ed è di questo grigio che dà sul verde, però è grigio, non è verde, è più grigio, non lo so qui come lo chiama, però sul sito è dato come grigio, però non lo so. Comunque è lo stesso modellino di quello ed è sempre lungo, 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 lungo fino al taglio vivo che è nella parte di sotto. Non vi ho fatto vedere il fondo schiena che sarebbe questo, semplicissimo. Allora, vestono benissimo, sono belli, aderenti, mi strapiacciono veramente. Infatti l'ho voluto prendere io da H&M, di solito non acquisto mai niente, ma questo l'ho visto, mi è piaciuto e quindi amen. Cosa che ho visto e che mi è piaciuta e quindi l'ho voluta prendere è questo che è il marsupio, che a me piace tantissimo quando si utilizzano questi tipi di pantalone,
Non mi piace molto mettere troppe cose, diciamo, addosso, essendo che faccio anche le fiere, quindi essendo vestita un po' più particolare, dovevo tenere qualcosa dove inserire i soldi mentre ero lì al mercato, e quindi ho deciso di prendere questo marsupio che attaccherò direttamente al pantalone. È fatto così, ovviamente c'ha la cinghia e tutto. Ed è piccolino ma molto molto carino. Ovviamente per adesso c'è la carta ed è molto bello. Sinceramente lo volevo prendere dall'Express, però ho detto vabbè, lo prendo qua e basta e amen. E l'ho preso a 14,99 euro. Ed è questo qua. Poi, mentre compravo questi pantaloni, ovviamente volevo fare l'abbinamento con i pantaloni e tutto, e quindi ho preso altre due cose. Tra cui un maglioncino che mi è piaciuto tantissimo, specialmente con il pantalone che vi ho fatto vedere per ultimo, che sarebbe questo, e il maglioncino è questo. Questo sarebbe l'abbinamento che ho fatto, che sarebbe così. Non so se si vede, spero così, va bene. Ho fatto l'abbinamento, ma credo che vi metterò le foto, non lo so. Cioè, li vedrete indossati, ma comunque non lo so. Allora, il maglioncino in questione è così. Ha sempre questo beige, grigio, ha un sacco di colori. Ha lo scollo così, tipo a lupetto, noi lo chiamiamo a lupetto. Poi ha le maniche abbastanza larghe e con il polsino. Veste tipo oversize, quindi è molto molto carino. E il maglioncino è così, non è lungo come diciamo quelli che utilizzo io di solito, che li utilizzo abbastanza lunghi. Questo arriva alla cintura arriva benissimo ed è abbastanza oversize, cioè guardate qui che maglioncione che c'è ed è molto molto bello. E questo ho preso una XL ed era 24,99, quindi 25 euro. Ovviamente volevo qualcos'altro sempre per indossarlo con questi pantaloni e volevo qualcosa di oversize, proprio di grande, di particolare anche. E ho visto che c'era questa giacca che adesso vi faccio vedere e poi la vedrete ovviamente indossata. Questa bellissima giacca proprio oversize, vista così non dice niente, la manica abbastanza grande ed è molto molto bella, questo colore cru è stupendo veramente, mi strapiace. La giacca, il cardigan, scusate, il cardigan rimane aperto senza bottone e senza niente, mi è piaciuto molto. Ho preso una M perché veramente vestono grandissimi. Ed è costato 19,99, quindi 20 euro. Allora, è un materiale morbidissimo, veramente morbidissimo. Se capita che ci vado di nuovo, voglio prendere altri colori perché ho preso questo colore che è un beige e di quei cardigan che stanno abbastanza lunghi e sono fantastici. E poi ci sono andata di nuovo perché ne avevo uno che l'avevo visto, ce l'avevo in mente, lo volevo assolutamente, quindi ci sono riandata perché lo dovevo prendere al 100%, visto che è il mio colore preferito e che io mi vesto la maggior parte delle volte con il blu, con l'azzurro e tutto, ho voluto prendere questo carta da zucchero che è bellissimo. Ed è questo. Sempre lo stesso cardigan con la manica lunga e tutto, proprio identico a questo. La differenza è che ho preso una S. Perché ho preso una S? Allora, questo ho preso una M, veste grande e tutto, ma sinceramente mi piaceva come mi stava. Questo invece, non so il perché, ma la M mi sembrava troppo, ma troppo grande. Per quanto riguarda le spalle, adesso mi vedete perché ho il giubbotto, quindi sta facendo quell'effetto tipo di, come si dice, di cuscinetti qui messi nelle spalle, però veramente mi faceva difetto.
e quindi ho dovuto prendere una S. Ed è sempre grande, sempre lungo. Devo dire che la differenza è di poco e la differenza la noterete sicuramente dalle spalle. Questa è la differenza, però è veramente bellissimo. Cioè, questo colore è stupendo. Mi strapiace tantissimo. Poi con i miei colori di capelli ci sta benissimo. Ed è molto, ma molto morbido. Sono stati gli acquisti che ho fatto da H&M. Poi, mentre eravamo lì, sono andata a fare shopping da Carpisa perché avevo visto una borsa tramite la vetrina, me ne sono innamorata e quindi sono entrata a prenderla. E la borsa in questione, che ancora non l'ho nemmeno indossata, che vi dico il prezzo perché poi io l'ho pagata scontata perché mio padre si è cambiato una cosa, una valigia. Allora, la borsa costava 39,95, ma io l'ho pagata meno 5,95 euro, giusto? Sì, 25,23 l'ho pagata la borsa. E la borsa in questione è questa, di questo colore qua. Adesso la apro perché la voglio indossare in questi giorni, ed è di questo proprio colore che si sta usando tantissimo, proprio uguale anche ai pantaloni. Il colore è uguale ai pantaloni ed è un modello largo, cioè largo di quelle grandi, visto che ogni volta che io esco, io di norma utilizzo tipo come il marsupio oppure delle pochettine abbastanza piccole. Però è arrivato a un certo punto, chi mi dà, mamma tienimi il cellulare, mamma mettimi il caricabatterie, mamma si portano le cuffie, si portano la casa intera, loro come camminano? Camminano col cellulare. Poi tutte le altre cose me le danno a me, quindi la mia borsa diventa una valigia. E automaticamente, col fatto adesso anche che non danno più i sacchettini, quando vado a prendermi un make-up o qualcosa di piccolo, lo inserisco nella borsa e amen, cioè non è che posso fare altre cose. Comunque, la borsa all'interno è così, con una fodera in marroncino, con tutte le scritte Carpise, molto molto carino, e poi c'ha una cerniera qua all'interno dove potete mettere, io metto il cellulare. Molto bella, e poi ha anche la tracolla. Mi strapiace tanto perché è bella bombata, certo così la vedete smorta tra virgolette, ma bella bombata, devo dire che mi piace molto ed ha una forma tipo a sacco ed è molto molto bella. E questa è la borsa. Per finire, al mercato sono andata a prendere, aspettate che vi faccio vedere. Sono andata a prendere un paio di stivaletti. Credevo che mi stesse cadendo qualcosa. Sono andata a prendere un paio di stivaletti da un amico che fa il mercato come noi. Enrico, che lo saluto se per caso vede questo video. E sono andata a prendere questi stivaletti. Io ogni anno compro degli stivaletti per la fiera d'ottobre e sempre li compro da lui. La marca in questione è questa, Miss Cinderella, che è questa qua. Gli stivaletti l'ho indossati sinceramente perché li volevo provare, l'ho indossati perché ho messo un completino, ho messo il vestitino di H&M la domenica e quindi li volevo indossare proprio con quelli. Ve li faccio vedere, sono questi. Scusate se li tocco così, ma essendo sporchi, quindi sono così. Allora, è tipo fintapelle ovviamente. Mi piace tantissimo il fatto che ha questa cinghia qui alla caviglia. Si chiudono con la cerniera, quindi ha la zip qua. Mi piace tantissimo la punta che ha, non ha un tacco abbastanza grande, sono comode. E il tacchetto è questo, abbastanza grosso, quindi mi sa tenere, diciamo, in piedi queste scarpe. E mi strapiacciono, specialmente se non volete utilizzare delle scarpe tipo abbastanza alte, queste sono l'ideale, sinceramente,
sono molto molto belle e devo dire che sono anche comode. E poi slanciano, e questa è la cosa che mi piace tantissimo. Allora, ragazze, per quanto riguarda gli acquisti, io ho finito. Spero che vi siano piaciute. Ditemi cosa ne pensate e se anche voi avreste preso un'altra di queste giacchettine. Io sono pazza di queste giacche. Non vedo l'ora anche di farvi le foto, così vedete in azione i miei acquisti. Che dirvi di più? Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate se vi va. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Don't